Io non ho side in questo deck. Quindi comunque ciao a tutti se questo è il secondo video. Comunque, secondo duello contro Jojo. E non ho side, quindi faccio finta di niente. E duelliamo. Secondo duello contro il nuovo campione del torneo organizzato per i 3000 iscritti. La mano è decente, giocabile, seriamente sì, bella, ci sta. Vediamo un attimo cosa farà Jojo. Il primo duello l'ho vinto, il secondo vedremo adesso cosa succede. E spero che questo video lo vedrete perché serviranno 100 like per vederlo. E incredibile, incredibile, incredibile. Il duello contro il campione del torneo. Bello, bello. Spero gli rimangano due carte in mano perché poi voglio far distruggi mano mandando Signore Divino e Drago Arca, che mi servono per fare una bella combo easy e anche per avere più carte in mano. Si è inflitto 1000 da solo, grazie, ti ringrazio. Questa qua è la combo che ho fatto più o meno prima. Non era proprio così, ma era simile. Due carte in mano. No, non ha due carte in mano. No, mi ha distrutto la combo. Io che speravo. Pazienza. Dovrò arrangiarmi in un altro modo. Ok. Non ha più carte in mano. Quindi la mia combo che pensavo di fare è andata via. Non si può più fare. Qua sono fregato. Volevo fare questa bella combo, ma non ha due carte in mano. Settiamo. Questa qua, anche questa qua. Settiamola, magari. Può essere usata. Allora. Attiva. Attiva. Andiamo Drago Arca e lui dal deck. Perfetto. Poi summon. Activate. Lui. Allora, e lui al cimitero. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Però vabbè, ci può star comunque. Non volevo far questo, però pazienza. Va bene, ci può stare comunque. Si può stare. Dovevo evocare Signore Divino. Pazienza. E adesso non c'è niente che mi evoca il Signore Divino. Peccato, no, io volevo. Ho sbagliato tantissimo. Dovevo evocare Signor Divino. Non so perché non l'ho fatto. Sono stupido. Me la sono giocata malissimo. Ok, evocato sto qua. Direi di giocare un bel richiamo. No, me l'ho appena messo coperto in effetti. Non posso fare niente. Mi ero dimenticato che è il secondo turno. E pazienza. Potrei giocare richiamo. Come non mi puoi bersagliare con il drago d'oro? Chi? Chi non posso bersagliare? Ah, devo distruggergli sto qua. Devo distruggergli. Che controlla. Che controlla però. Quindi lui è a un livello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da 2800 arriva a 3600. Quindi si può fare. Un effetto può essere concatenato. Infatti non può scegliere mostri che controlli. Quindi lui, perfetto. Yes, quello al cimitero. Che ha un livello 8 e arriva a 3600. E quindi mi sono difeso. Egregiamente oserei dire. Spero in bene. Adesso ho detto tutta sta roba. Mi distrugge anche quello. Però ok. Detto che i controlli. Ho letto l'effetto del sincro che dice non può scegliere mostri che controlli. Io non posso scegliere come bersaglio. E infatti ho scelto quello al cimitero. Non puoi. Ho 3006 d'attacco. Come? No. No. E vedi, ho sbagliato. Ok, io credevo. Ma no, che tristezza. Non ho letto bene gli effetti. Pazienza. Devo farlo prima, devo farlo nel turno dopo, ma avrei perso in ogni caso. Però c'è Drago Arca. Però non c'è niente da bandire con un livello decente. Non c'è niente. Sì, ma non posso bandire niente di forte. Vabbè, c'è sto livello 2. Questo qua che non è. Boh. Quello coperto, va. A casissimo. 2900. Attiva. Manda lui. Mandiamo Signore Divino. Allora, ho due draghi Arca. Fatto il phase. Ma non serve a niente sta roba. Non serve seriamente a niente. Attacchiamo lui. E lui a 3005. Questo mi batte subito, sicuro. Quello più sotto, che dovrebbe essere il 2. In difesa. E passiamo. Qua ho perso. Sì, attiviamo uno dei due. Evochiamo in difesa. Yes. Gli bandisco sto qua, che è un livello 2. Yeah. Non serve a niente però sta mossa. Finché non gli finisce qualcosa al cimitero con un bel livello. L'ha rimesso al cimitero dopo, no. Peccato. Perché se lo rievocassi adesso potrei bandire quello lì nel mio turno, sarebbe una bella cosa. Ok, ho perso 1400, però adesso se spero attaccami Drago Arca, please. Attacchi Drago Arca. Perfetto, perfetto. Perfetto. Mi hai aiutato con questa mossa. Spero non se a meno che non possa attaccare ancora. Perfetto, ok, se non mi infligge nient'altro dovrei esserci riuscito. Yes. Uno a caso. Lui. In attacco bandendo quello sincro al cimitero. Che è un livello 8. Arriva a 3600. Qua è interessante.
Attiviamo questa, che è come scartare, uguale, non cambia niente. Un bel drago arca al cimitero. Battle phase, attacca, sto qua. Speriamo in bene. E invece no, e invece no, e invece no. Ho sbagliato ancora, e ho perso. Ho un drago arca al cimitero, però non faccio niente. Difesa, yes. Lui, bandiamo l'unico, e non posso far più niente, ho perso. Questo duello mi ha veramente, in questa sfida mi ha stracciato. Siamo uno pari allora. Ok, bel duello, adesso facciamo il terzo duello. Lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi. Terzo duello. Ho finito perché vado secondo comunque. Allora, mano. Ai ai ai. Mano un po' particolare. Questa qua non la posso mai usare perché non riesco. Ok, però ci può stare, ci può stare. Non è bellissima, ma ci può stare comunque. Perché Gola Drago è fondamentale. In base a cosa inviano le altre, uso Gola Drago per mandare le altre carte. Vediamo, vediamo. Terzo duello decisivo, siamo uno pari per adesso. Vedremo cosa succederà. Vedremo, perfetto, vedremo, ok, sicuro. E va bene, va benissimo. Vediamo cosa succede. Qua mi si attiva OK Google e dice fantastico. Io ho detto va bene, non attivarti da solo per favore. Non mi fa neanche chiudere niente. Sta facendo tutte le sue bellissime combo. E questo duello, questa sfida al meglio di tre è abbastanza lunghetta. Il primo duello sono riuscito a batterlo abbastanza di fortuna. Secondo mi ha stracciato male. Non riuscivo a bloccargli niente. Peccato. Ho fatto quella combo tra i due che aveva lì è difficile. Comunque seguitemi su Instagram, Discord, entrate nel server, Twitch. Instagram è molto importante, vorrei promuoverlo un pochino perché è interessante come social. Lo so, ce l'ho già da un bel po', però per YouTube è veramente comodo perché posso aggiornarvi più, meglio rispetto alla community di YouTube, che c'è alla sezione community di YouTube. Perché pubblicare dei post su Instagram e delle storie è più semplice, e su YouTube le storie appunto non posso farle, fino ai 10.000 iscritti non posso non pubblicare niente. E qua ha già fatto tutto. Ho perso. Ha avuto una mano decentissima. Cioè, molto buona. Lui posso. Non, cioè, posso. Però non posso neanche lui. Non posso sceglierlo come bersaglio per annullargli gli effetti. È impossibile così. Attiva. Non serve a niente sta roba. Prendiamo. Lui. Mi serve uno al cimitero. Quindi, per forza. Ho perso. Questa l'ho persa. Persa, persissima. Non si può neanche attivare questa. Attiva, scarto questa, mando Signore Divino. Bruttissima mano, cioè non bruttissima ma brutta. E non posso far niente praticamente. Solo un Signore Divino e due ritorni al cimitero. Due di queste. È bruttissima, cioè proprio penosa sta mano. Non posso più far niente, giustamente. Attacchiamo lui. A caso. Passiamo, speriamo mandi un drago arca. Niente, proprio la sfortuna fatta in deck, in mano. E pazienza, questo duello lo ritengo già perso, ovviamente. Che carta c'è qua? Vabbè, non serve a niente. Ho perso, basta, finita. GG subito, senza neanche vedere il resto. Pazienza, il terzo duello me l'aspettavo più combattuto, e invece niente. Qua si va tutte le combo, si è inflitto altri 1.000 da solo, però ha vinto. Ha praticamente vinto. Questo terzo duello è abbastanza triste. E probabilmente questi tre duelli ve li dividerò in uno o due video. In uno tutto intero non lo so, non credo, perché è abbastanza lungo. E sicuramente due video farò. Qua ho perso, 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 perso. Perché passa? Mi ha attaccato con tutto. Non mi ha attaccato con tutto, non mi sembra. Attiva. Manda, mandiamo un bel drago arca, magari qualcosa riesco a fare. Summon, tell phase. Attacchiamo, lui. Non, è vero che non lo distrugge. Che ridere. E pazienza, cosa faccio qua? Cos'è che posso fare? Si rievoca, guadagna anche 1.000, yeah. E torna a 8.000, yeah. Evochiamolo, io in difesa, non si sa mai. Sì, un livello 2 o 3, non ho letto bene. 3, mi serve tantissimo, tanto ho perso. Mi ha distrutto, mi ha veramente distrutto. E è stato molto bravo. Si capisce che che è stato il campione. È bravo, ovviamente, ha un bel deck, è forte. Il primo, non so come ho fatto a vincere il primo duello, sinceramente. Perde 1.000 da solo, però tanto ho fatto la schiera. Io 3.950 e ho perso. E lasciate like subito, un bel 100 like per provare a raggiungerli. E intanto io provo a difendermi così, tanto ne ho due nel cimitero, quindi non si sa mai, magari qualcosa riesco a fare. Qua un bel fulmine, no neanche. Ah, fulmine Boltex qua ci starebbe un pochino. No, in questo caso no, perché ha attaccato quello in attacco, quindi non mi serve. Invece adesso sì, mi serve. Non posso far niente. Adesso sì però. E non ho perso almeno.
L'unica cosa, perché solo 1400? Sì, non li leggo neanche gli effetti. Questa carta è fortissima, attiva, distruggi. Mandiamo un bel drago arca. Almeno magari riesco a evocare qualcosa dopo. E no, niente però. Cioè si guadagna anche 1000. Altri 1000. Si evoca in difesa. Non so neanche se posso non posso bandire niente, esatto. E ho perso. Mi ha rubato drago arca? Mi ha rubato drago arca? Già solo per questo non va bene. Non va bene, non si ruba. No. Già il tuo deck è forte e in più mi rubi anche drago arca. Non vale sta roba. Che tristezza. Vabbè, bel duello. Al migliore di tre ha vinto lui, ovviamente. È veramente fortissimo. Duellare contro il campione non ha molto senso perché non ho neanche partecipato al torneo io. Però spero vi sia piaciuto. E lasciate un bel mi piace, raggiungiamo 100 like. E per questo video è tutto. Grazie per aver guardato questi tre duelli. Ciao a tutti, spero vi sia piaciuto.